Finalmente abbiamo aperto anche il secondo punto, che è quello che serve praticamente alla popolazione di area centro-nord, diciamo, del nostro territorio. E però ecco, le agende a CUP son, per la prenotazione sono agende in cui il cittadino trova tutte le offerte che abbiamo e dove stiamo vaccinando, che sono queste, il CVA di Dresina e il Centro di Salute di Umbertide. Quindi in questo momento le nostre disponibilità sono queste, per noi è una grande soddisfazione. Perché? Perché la palestra Salviani è praticamente un riferimento storico dei tantissimi cittadini del nostro territorio. Abbiamo aperto e stiamo mettendo a disposizione spazi, sperando di poter aumentare sempre di più la potenza di fuoco per vaccinare la maggior parte della popolazione nel più breve tempo possibile, così come ci sta indicando di fare sia il Ministero che la nostra regione. Abbiamo quasi finito di vaccinare gli over 80. Gli operatori sanitari, sociosanitari, sia pubblici che privati, sono in gran parte vaccinati. Ora iniziamo a vaccinare, anche con l'aiuto dei medici di medicina generale, le fasce d'età 79-70 e tutti i cittadini, finalmente fragili ed estremamente vulnerabili. Per le prime 2 settimane partiremo a giorni alterni, perché chiaramente dobbiamo ragionare in base alle disponibilità che abbiamo. Poi progressivamente incrementeremo a massimo regime, potranno lavorare tutte e due le strutture a massimo regime. E questo punto vaccinale appunto dovrà servire non solo Città di Castello, una gran parte di Città di Castello, perché ovviamente la zona sud si continuerà a vaccinare al CVA di Trestia, ma servirà anche alla zona nord del nostro comprensorio, fino a cominciare da San Giustino, Cicerno e Monte Santa Maria Tiberina. Quindi è stato compiuto un grande lavoro. Voglio davvero ringraziare di nuovo perché Città di Castello con 2 punti vaccinali si mette all'avanguardia dell'intera regione.